Passo la parola subito a Marco Celli, che è esperto di politiche comunitarie e di progettazione europea. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io cercherò di essere sintetico, ma vorrei essere anche chirurgico per sottolineare degli aspetti che sono, a mio avviso, oltre che interessanti, strategici, non soltanto per la WISP, ma per tutto, no? Il terzo settore sportivo e per tutto il movimento sportivo italiano. Allora, questo progetto, insieme al parere del CESE, non sono due cose che sono nate così improvvisamente, sono venute fuori da un cilindro quasi per caso, ma sono il risultato, i primi due risultati di un percorso, di un investimento che ha fatto la WISP, ok? Studiando, condividendo, partecipando, andando a Bruxelles non a presentare o a chiedere, ma a capire, a comprendere cos'è che l'Europa voleva e propone di raggiungere attraverso lo sport. Tornati da Bruxelles, dopo l'incontro sia in Commissione Europea che al Comitato Economico e Sociale, venne fuori l'idea di presentare questo progetto. Questo progetto che ha due caratteristiche principali. La prima è che, oltre che promuovere il concetto di sport per tutti, a me parlare di modelli non piace, diciamo che è un approccio che può essere utilizzato da tutti, ok? È la WISP che lo propone, ma potrebbe tranquillamente essere attivato, integrato da qualunque altro soggetto che lavora in ambito sociale o dello sport in Italia. Il secondo aspetto interessante è che rappresenta l'attuazione, la messa in terra di una strategia di cui oggi ancora non si è ricordato, che si chiama EU-WISP, come Europa WISP, dove io credo che WISP è stato il primo soggetto, sicuramente in Italia, ma diciamo che non mi vorrei lanciare troppo oltre, ma credo che anche in Europa non ce ne sono molti, che ha declinato, secondo una lettura, sport e attività fisica, le priorità dell'Agenda 2030 e della politica di coesione europea. Okay? Questo perché? Perché una taglia uguale per tutti non va bene, quindi l'Agenda 2030 per il settore sportivo ha una declinazione, così come la politica di coesione. Il progetto appunto si basa su una struttura abbastanza semplice, nonostante che, ecco, in una prima fase, quando l'abbiamo presentato, i comitati territoriali si sono un po' spaventati per l'articolazione. La struttura è semplice: un'attività di co-sviluppo e delle azioni pilota. L'attività di co-sviluppo cerca di trasformare in modo abbastanza semplice, diciamo, e anche attuabile, senza grandi strumenti e impegni anche economici, il modello dell'open innovation, dell'innovazione aperta, mettendo a un tavolo nazionale, un coordinamento, un comitato di indirizzo, vari rappresentanti di stakeholder sociali, economici, della ricerca, per definire delle linee di indirizzo e per definire degli standard di attuazione su quelle che sono le politiche e su quelle che sono le emergenze. Un obiettivo di questo progetto è anche quello di rafforzare la resilienza del terzo settore sportivo, ma non soltanto con quel concetto di intervenire quando il problema si è già manifestato, ma creare gli strumenti per riuscire ad affrontarle anticipatamente. Okay? Le azioni pilota sono tre. L'azione pilota, la prima si chiama Sportus, la seconda Sport Impact Lab, la terza Wish for Sustainability. Sportus ha degli aspetti innovativi e degli aspetti non innovativi, ma che sono veramente interessanti. Il primo, l'animatore sportivo territoriale. L'animatore sportivo territoriale, a nostro avviso, rappresenta proprio la risposta a quel problema che anche sia il presidente Malagò che il ministro Orlando hanno evidenziato: l'accesso all'attività sportiva di chi è escluso, perché molte volte non si trovano delle condizioni, non si trovano degli strumenti per poter consentire a tutti di farli. Consentire a tutti di farli cosa vuol dire? Vuol dire soprattutto andare a intercettare quei target che sono non a rischio esclusione, ma sono già esclusi anche in alcune situazioni. L'animatore sportivo territoriale è una figura o insieme di figure che dovranno lavorare
a contatto con le amministrazioni comunali e con le aziende sanitarie locali per pianificare attività sportive, attività fisiche, utilizzando anche gli spazi pubblici, utilizzando anche i momenti della giornata che solitamente non sono occupati per fare attività fisica, che magari sono quelli che rendono e possono aumentare l'accessibilità allo sport per questi target. L'idea, il concetto, qual è stato che ci ha spinto a pensare a questa azione? È quella che, così come esistono, no? Gli energy manager nei comuni, i mobility manager nei comuni, anche il concetto, no? Di uno sport manager, ma di un animatore sportivo che possa accompagnare i territori a pianificare queste attività è sicuramente una funzione importante e strategica. Il voucher sport per tutti è successo che poi dopo, nell'attesa che il processo venisse finanziato, c'è stata un'altra esperienza di sport e salute. Il modello è simile, riuscire a intercettare chi per questioni diciamo di deprivazione, in questo caso una deprivazione materiale, problemi economici, non fa attività sportiva o non fa fare attività sportiva ai propri figli, questo si tratta di un contributo per appunto andare a rispondere a questo problema. Il terzo, che è un po' la risposta al presidente Malagò, che giustamente diceva poi tutte queste iniziative devono avere una sostenibilità anche finanziaria. È proprio questo, abbiamo pensato anche ad attivare un'azione di studio e di analisi su come poter perennizzare questi strumenti attraverso sia il finanziamento pubblico che il finanziamento privato. Qui faccio una, diciamo, che se non mi compete, però una, diciamo, integrazione politica. Questo progetto è sì Agenda 2030, ma il vero obiettivo di questo progetto, che non siamo riusciti a raggiungere non perché il progetto non è riuscito ad arrivare o a farsi conoscere dalle regioni, ma perché c'è stata l'emergenza, c'è stato il problema della programmazione. Questo progetto, ok, avrà realmente, sarà messo a terra, ricadrà nell'ambito quotidiano delle persone soltanto se si integrerà con i fondi strutturali. Noi, oltre che l'Agenda 2030, oltre che il PNRR, abbiamo un grande obiettivo, che sono i fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ancora ad oggi la parola sport non è presente in nessun piano di nessuna regione italiana. Si parla sempre soltanto di inclusione sociale. Ma lo sport può essere innovazione tecnologica, lo sport può essere ambiente, quindi questa è sicuramente un'opportunità che dovremo cogliere nel futuro perché, come diceva quel tale, no? Se continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto. Quindi aprire l'opportunità di fare progetti a livello regionale, anche nell'ambito dello sport economico, sociale e ambientale, è sicuramente una grande opportunità. Sport Impact Lab è proprio questo. Sport Impact Lab è l'idea di attivare un processo di incubazione di idee per promuovere nuove professioni e imprenditorialità sportive, andando a focalizzarsi, a concentrarsi su quelli che sono i servizi e le professioni che non sono ancora presenti, ma che dovrebbero essere attivate per facilitare questo ruolo che lo sport dovrebbe avere in questa logica di transizione sportiva, no? Come anticipava prima Vincenzo Manco. La transizione sportiva vuol dire connettersi con la transizione ecologica, con la transizione ambientale e con la transizione sociale, concentrandosi in particolar modo dove? Nelle città, no? Il luogo dove si concentrano maggiormente i problemi, ma dove si possono trovare anche più rapidamente le soluzioni. Il terzo progetto, Wish for Sustainability, diciamo che anche questo in una fase di progettazione e di avvio forse del progetto era stato quello meno considerato, no? Quello che sembrava essere più distante da WISP. Invece si sta dimostrando quello, non che gli altri non siano, ma quello forse più attuale e anche più interessante. Il progetto non è soltanto finalizzato a rendere lo sport uno strumento per affermare, no? Per assistere alla mobilità sostenibile, la mobilità dolce, ma un altro grande obiettivo, fare in modo che le amministrazioni comunali, ok, attraverso lo sport possano migliorare la propria mobilità sostenibile, la propria mobilità
i percorsi di mobilità dolce. Attraverso quale strumento? Attraverso due strumenti in principal modo. Uno sono i PUMS, non so se li conoscete, i piani urbani di mobilità sostenibile, strumento obbligatorio per tutte le amministrazioni comunali. Con gli amici della Simurg abbiamo fatto, no, una verifica, e loro l'hanno fatta, e in quasi nessun PUMS è presente, diciamo, il target o l'hotspot impianto sportivo per pianificare la mobilità sostenibile. È paradossale, perché poi alla fine invece, se uno va a leggere quanto un impianto, diciamo, con più due o tre discipline muove di traffico durante una giornata, è sicuramente maggiore di una scuola, ok? O è sicuramente maggiore di una fabbrica con 100 dipendenti. E l'obiettivo è proprio questo, diciamo, capitalizzare il lavoro e le attività che la WISP già realizza all'interno attraverso i propri comitati, le proprie ASDS, SD affiliate, valorizzando i percorsi di pedibus o quelli che sono i gruppi di cammino per raggiungere l'attività sportiva, e di sperimentare su tre impianti, come ha richiamato in introduzione Tiziano Pesce, che sono un impianto di Bari, uno di Bologna e uno di Roma, una sperimentazione proprio per creare i presupposti, ok, per diciamo, sviluppare una nuova pianificazione territoriale, che è quella proprio casa, sport, scuola, sport e lavoro, sport, va bene? Creando anche un altro, diciamo, opportunità, secondo me, che non è irrilevante, quella anche di, uso un termine forte, ripagare, ricompensare il virtuosismo di chi promuove questo tipo di attività con degli incentivi. Okay? Il modello è quello dei bonus per la mobilità che sono già stati previsti, e quindi rappresenterà forse anche in prospettiva un'opportunità anche di sostenibilità finanziaria ed economica per le SSD e le ASD che parteciperanno all'iniziativa. Niente, è tutto, grazie per l'attenzione. Come anticipava prima Vincenzo Manco, questo progetto Sport per Tutti è modulare, è modulabile, e questo vuol dire che poi anche attraverso la collaborazione di altre persone ogni iniziativa potrà essere sviluppata, implementata e resa accessibile a tutti. Grazie. Grazie, grazie mille Marco Celli.